Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito. C'è un pezzo di cielo e un pezzo di terra che ha i piedi di argilla, come il giorno e la notte si incontrano all'alba, dove si addormentano le scure finzioni della notte, nell'acqua in tempesta, ascoltando il grido del tempo che muore. In quel mare di grano ondeggiano spighe di luce fino al tramonto e noi, medici o angeli, chiamateci come volete, siamo pronti a lanciare una sfida senza tregua, a lottare tenendo un verde stelo tra i denti, nella speranza che la notte sia passata, che il pianto diventi rugiada, che le piaghe risanino, che questa storia abbia uno sbocco a riscaldare chi lontano da noi sente freddo. Ci sono spazi infiniti che scorrono, i binari, le ombre, le finestre che danno sull'anima di chi ha accostato la porta, incontrando la morte, superando la vita, parlando una lingua muta. Le lancette segnano l'ora del coraggio, mentre noi, equilibri sospesi, mani e forza, lievite acqua, creta e scultura, fiamme e calore, siamo chiamati a lottare, a stendere le braccia, ad alzare le mani fino all'alba di un'altra vita da salvare. Noi che facciamo largo nel domani, chiudendo le ultime palpebre al mondo, tra le macerie dell'esistere. No, non è una notte, ma solo una pausa. Esploderanno i colori di un abbraccio che si infiamma e sfuma lento nel tempo del ricordo ad ogni infrangersi d'onda. E tornerà ad essere il più dolce dei compagni, il mare, a far nascere l'arcobaleno.
il giusto tributo a chi ha perso la vita in questa pandemia. È dolorissimo e duro dirlo. Intanto buonasera a tutti quanti e nel momento in cui abbiamo fatto questo filmato purtroppo i decessi sono aumentati. Continuano i decessi anche tra la popolazione, anche se pur continua leggermente a scendere, il rischio poi è allentare le misure di isolamento o allentare le misure di contenimento. L'economia deve andare avanti, fase 2 o non fase 2, cosa dobbiamo scegliere? Dobbiamo scegliere una fase 2 anticipata per reggere botta all'economia oppure andare in sicurezza. Ogni regione presenta temi in modalità diverse. Il 5% della popolazione italiana, ovvero circa 3 milioni, continua a non rispettare le regole e vedremo cosa è successo in alcune città d'Italia, in particolare in qualche città del sud. Come ci si veste per affrontare il coronavirus? Andiamo a vedere perché. Molte ASL hanno fornito dei dispositivi di protezione e sono dei dispositivi che fanno sinceramente ridere, ma con lo Spallanzani vedremo esattamente come ci si deve vestire e quali sono le misure da tenere. Dottor Sabatini, buonasera. Buonasera, dottor Pirro, ben trovati. È vero, ha detto, in questo momento in cui noi trasmettiamo, almeno le ultime notizie che ci sono state, sono 121 colleghi morti, senza considerare tutti i paramedici. Non Purtroppo. chiamateci eroi, meglio, perché poi noi siamo stati chiamati eroi, poi ci hanno abbandonato, gli avvocati hanno cominciato subito a dire che la colpa delle morti era dei medici, quindi non vogliamo essere chiamati eroi. Rispettateci per quello che facciamo, basta così. Dottor Buono, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi anche questa sera. Sì, dibattito, fase 1, fase 2, economia, non sono cose semplici da qualunque parte vogliamo prenderle. Avremo modo di parlarne in seguito, ma intanto mi associo al cordoglio per tanti colleghi che al di là di tutto, al di là forse dello stesso, in certi casi del cosiddetto buonsenso, ma in ogni caso per generosità hanno dato la loro vita e quindi credo sia stato giusto esordire con queste belle parole che nello scenario che abbiamo visto rispecchiano quello che è il nostro sentire nei loro confronti. E questo video noi lo metteremo sicuramente su YouTube e poi lo condivideremo in giro perché deve essere un tributo, anche se purtroppo, ripeto, ancora continuano le morti. In collegamento da Milano, come sempre, appuntamento con noi, Mauro Viselendino. Benvenuto, dottor Viselendino. Buonasera dalla Lombardia che ha dichiarato a quanto pare poi il 4 aprirà i battenti e entrerà nella fase 2. Speriamo che i numeri siano un po' diversi da quelli che comunque incoraggianti vediamo oggi, non sono comunque sempre il massimo. Entra nella fase 2 di normalità o nella fase 2 esplosiva? Perché a questo punto se si entra nella fase 2 con questi numeri sicuramente esplode tutto, insomma. C'è questo rischio. Infatti il problema è che non mi sorprende che il Premier si sia dichiarato sorpreso di questa intenzione. Dopodiché diciamo che la situazione va monitorata. Abbiamo avuto un calo forte dei nuovi contagi ieri, ma oggi sono ripresi. Quindi sarebbe bene prima di fare gli annunci aspettare un attimo, anche perché non è un periodo così favorevole, nel senso che ci sono attacchi politici di cui forse avrebbero meritato un altro periodo, insomma. E dall'altra parte però è anche vero che ci sono delle indagini in corso che fanno pensare che questa bomba atomica sia esplosa nelle mani anche di chi governava il paese. In effetti non era, non è una, non ci, non siamo scevri da responsabilità, quindi credo che non siamo scevri proprio dalla responsabilità. Otto Sabatini. Buonasera dottor Miserendino, lo saluto sempre, ormai da milanisti ci frequentiamo a distanza.
No, volevo solo dire una cosa a proposito dell'apertura. Non era interista, no? No. A proposito dell'apertura, che una volta si diceva che i poeti riescono a dire quello che sentono tutti quanti, ma in maniera del tutto particolare. Invece quella intro dell'amica Cinzia Bonan dimostra che si può essere poeti anche senza dichiararlo tutti i giorni. Io ho dei dati grezzi qui e volevo un attimo commentarli con voi. Allora, in Cina, nella provincia di Wuhan, che comprende 60 milioni di abitanti, però sia l'equivalente dell'Italia, loro hanno fatto un settimo dei morti italiani e un terzo dei contagi italiani. Nonostante loro non abbiano quella che si può chiamare una democrazia assolutamente totale e le notizie dalle province lontane arrivino al centro, ci hanno messo un po' di tempo, il loro lockdown è stato totale. Dopo 70 giorni dall'inizio, il lockdown in Cina. Eric, sta ricominciando. Oddio, c'erano il lockdown, lo facevano. Adesso, a Milano e Lombardia, se i miei dati non sono sbagliati, c'è un decimo dei morti di tutto il mondo. Allora mi viene da chiedere, cos'è che non funziona, non ha funzionato, oppure i dati mondiali sono taroccati? Può darsi pure, qualcuno ha detto che i dati non sono veri. Allora, in Italia tra DPCA, provvedimenti regionali, provvedimenti dei presidenti, del contropresidente, degli assessori, regna una confusione sovrana. L'altro giorno, dopo ore e ore di attesa, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dava per martedì, ieri mattina, l'inizio di alcune attività commerciali come le librerie e quant'altro. All'inizio Lombardia e Veneto hanno detto no, il Lazio prima ha detto sì, poi invece ha fatto un distinguo. Allora, dico, che senso c'ha, come dice l'amico Mauro, fare questi provvedimenti, queste dichiarazioni, se poi ogni regione fa come gli pare? Ammettere che il 95% degli italiani ha rispettato l'obbligo di restare a casa è bellissimo, ma quel 5% a cui lei faceva riferimento poco fa sono 3 milioni di italiani che fanno come gli pare, che vanno con le famigliole, vanno al mare, si fanno fotografare nelle zone amene. E poi infine l'ultima cosa che volevo anche commentare con voi, si è parlato per settimane di picco, arriverà il picco, arriverà il picco, arriverà il picco, invece è arrivato un plateau. Ma questo plateau quanto dura? Dura poco? Dura lungo? La fase 2 comincia, non comincia? Intanto in Italia, per non cambiare le nostre belle abitudini, abbiamo nominato la ennesima task force presieduta stavolta dal dottor Colao. Che fa? Mi chiedo, telefonia. Mi chiedo, come al solito ricominciamo a mettere dentro queste task force gente che litiga e comincia a dare dati in libertà? Era necessario fare questa ennesima task force per cominciare una fase 2 che nessuno sa a che cosa fa riferimento? Io sono un po' polemico, volevo sapere un pochino da voi che cosa ne pensate. No, lei fa bene a essere polemico, perché effettivamente noi non è che possiamo, non è che la capiamo tanto la situazione. Che effettivamente i numeri sono impietosi, perché come fanno a esserci tutti quanti questi morti? Molto probabilmente una delle cose che io penso era che l'impatto della malattia è stato talmente elevato che gli ospedali non hanno sopportato l'urto, e quindi fisiologicamente al momento della saturazione delle terapie intensive, al momento che c'è stato il sovraccarico, non si è riusciti a capire esattamente qual è il problema. Oppure c'è stata un'altra cosa, che il virus è cambiato, è diverso da quello cinese, è un pochettino più forte. Però non è che possiamo imputare tutto quanto. Noi ancora ce l'abbiamo nelle orecchie le conferenze stampa che dicevano è una semplice influenza, qui non si ferma niente, ma che stiamo scherzando, qui non ci sono casi, quando poi erano pieni. Io me li ricordo. Da un lato c'è stata questa sottovalutazione, questo è fuori di dubbio. Però io la vedo in modo un po' particolare, forse polemico, come è più il dottor Sabatini, nel senso che io non vedo assolutamente come una situazione di questo genere debba essere declinata nelle realtà regionali. Un discorso epidemico al mondo d'oggi, con la facilità di spostamento che abbiamo, non può ammettere che anche solo due zone dello stesso Stato abbiano procedure, regolamenti e finanche nominativi diversi per definire i vari organismi. E non a caso il buon René Descartes, detto Cartesio, diceva che si doveva procedere per idee chiare e distinte.
Io non posso accettare che un organismo venga declinato in 2, 3, 4, 5 sigle simili ma leggermente diverse, talché non si riesce a capire che differenza c'è tra un acronimo di 4 lettere, un acronimo di 5, che però c'è una consonante finale diversa, e questo significa che l'uno agisce con una modalità, l'altro agisce con quell'altra. Questo disorientamento, questo moltiplicare di organismi, queste nomine continue con i distinguo di chi si occupa di che cosa, quando poi, andandole a declinare sul territorio, significa che una stessa cosa, io che pure ci sto attento, ci studio e opero nel territorio, tuttora ho delle perplessità nel dire: ma chi me lo deve fare questo tampone? Chi, dove, come, quando? Di chi è competenza? Non può essere una cosa di cui si discute in corso d'opera. In corso d'opera puoi discutere di tante altre cose, puoi discutere come fare un piano diagnostico terapeutico per una patologia cronica, allora magari parti in un modo, poi ti rendi conto in corso d'opera che non stai avendo i risultati voluti e lo cambi, ma perché stai parlando di una patologia cronica, ragioni a lungo termine, una patologia così acuta, così diffusiva, non te puoi permettere salti della quaglia di là, di qua, di su, di giù, e prima c'è questo e poi c'è quest'altro, devono essere quattro cose uguali dal Monte Bianco fino all'Etna e oltre, sigle che identificano con esattezza chi deve fare qualcosa e nessuno che discute. Io mi spiace dover dire che della Cina ammiro questa capacità decisionale, perché allora, non è un posto. Il dottor Moro dice che la Cina ha sconfitto tutto quanto perché non c'erano le regioni. No, mi sembra di dire, e può essere una soluzione, anche se poi il plateau si è creato proprio perché ci stanno tanti picchetti uno appresso all'altro. Il plateau è il risultato di una Basilicata che c'ha zero, un Veneto che c'ha uno, la Lombardia che c'ha tre, insomma, poi alla fine. Quindi è pure difficile dare. Le regioni hanno rovinato la tattica anti-coronavirus. Io penso di sì, al momento in cui però le regioni sono un riflesso di quello che siamo in Italia, cioè siamo 60 milioni, di cui 52-55 milioni di persone che non sono uscite di casa, se non per fare i lavori indispensabili a costo e a rischio della propria vita, e invece 5 milioni che sono andati a divertirsi o comunque che non potevano fare a meno della corsetta o di altre cose, o di spendere un euro al supermercato ogni tre volte al giorno. Queste persone purtroppo ci sono stati quelli della Grigliata che sfidavano con l'elicottero coi fuochi d'artificio. Ecco, sono l'emblema di quello che siamo anche a livello regionale. Io quando sento dire i tamponi in Lombardia abbiamo deciso di farli per primi a Bergamo e a Brescia, e il sindaco di Milano dice perché non a Milano, se fossi stato più giovane gli avrei dato ragione a Sala, perché dico: beh, Milano è grande, Milano è importante, adesso è l'epicentro del problema. Però non bisogna guardare in questo modo, perché altrimenti rischiamo ognuno di guardare a noi stessi, un egoismo colossale. Dovremmo invece dire: cara grazia, li fanno prima a Bergamo e poi aspettiamo che li facciano anche a Milano, perché a qualcuno vanno fatti a tutti, siamo sotto un'ira di Dio, e quindi sarebbe opportuno ognuno aspettare che e guardare con gioia al fatto che qualcun altro sia coperto e tutelato, senza dire vengo prima io, come hanno fatto le regioni una contro l'altra rivolgendosi ai fornitori di dispositivi medici. Anche perché da qualche parte bisogna pure incominciare, insomma, non è che si vuole, non è che si possono incominciare tutti in parallelo e tutti insieme. E andiamo a vedere un po' di dati, perché poi anche quelli sono fondamentali per riuscire a capire. E abbiamo qualche tabella, ce l'abbiamo effettivamente. Una cosa, ecco, ad esempio questa, no? Questa qui sono i ricoverati in terapia intensiva, no? Che è quel dato che è l'unico dato certo che c'è, no? L'unico dato sicuro che c'è, perché sono quelli effettivamente li puoi conteggiare, mentre sia i ricoverati che possono fondersi con altri tipi di ricoverati e quindi possono essere un numero che
sì, c'è o non c'è. E i tamponi che sono variabilissimi perché i contagiati sono variabilissimi perché l'hanno detto pure l'Istituto Superiore della Sanità, ha detto che potrebbe essere 6-7 volte superiore il numero di Questo contagi. però Quindi, ci dice che non cosa ci dice sono più questo? pazienti gravi tali da essere mandati in terapia intensiva, quindi l'impatto sugli ospedali sta diminuendo. Ed è una notizia sicuramente confortante che potrebbe spiegare il fatto che molti vengono curati a casa, magari pauci sintomatici, per tempo anticipatamente e si evita che loro possano in qualche modo diventare gravi, può essere un'idea. Però questo dovrebbe fare il paio con una diminuzione dei contagi, che invece non c'è. Quindi noi abbiamo contagi che rimangono più o meno gli stessi e una riduzione dell'impatto sugli Sì, ospedali, che è anche una perché cosa buona. Infatti la CROSS, come si chiama? La CROSS, quel sistema per cui i pazienti in eccesso venivano mandati in Germania, che ringraziamo i tedeschi che li o hanno nei paesi del accettati sud, nei o paesi del di sud Italia. che non è stato più fatto, significa che l'emergenza è leggermente diminuita, ma i contagi aumentano e io non riesco a spiegarmi questa storia. La settimana scorsa ne abbiamo parlato tra di noi, abbiamo detto che probabilmente il periodo dopo la guarigione non debba più intendersi di 14 giorni, ma di 28, perché probabilmente si è contagiosi anche dopo, però evidentemente c'è necessità di un lockdown No, sicuramente un'altra cosa, più stretto, perché ecco, però altrimenti se i contagi aumentano sempre io 4, ho 2, un'altra cosa, 3.000 al giorno, se sono contagi vuol se dire sono che o c'è contagi. un modo di raccogliere i dati che io non capisco, e chiedo scusa, è una mia mancanza, oppure c'è qualcosa che bisogna Io fare ho una ancora. mia valutazione, no? Chi sta in terapia intensiva? Poi facciamo il giro, Milano e poi qui dal dottor Buono che mi fa riassunto. Allora, i casi che adesso stanno in terapia intensiva non sono i casi di altro ieri, cioè sono casi che più o meno provengono, non diciamo di 10 giorni fa, ma Ah, almeno 20 giorni, 20 giorni, 10-15 giorni fa, 20 giorni fa. quando i contagi stavano a 4.000-4.500 al giorno, con 99.000 tamponi fatti. Quindi un dato attendibile, c'erano cioè alti contagi, ovviamente. Vabbè, che succede? Che alti contagi di qualche giorno fa, crollo delle terapie intensive. Ora, a questo punto io dico, o l'attenuazione del virus, quella che abbiamo detto sempre, che stiamo dicendo che probabilmente potrebbe essere, oppure se li curi a casa, e se, anche se questi farmaci che sono stati dati, questo cocktail di farmaci, anche se sperimentali, curandoli a casa rallenta in qualche modo. Milano che mi dice? Il centro direzionale di Io Milano. ormai Mauro è medico, quindi a tutti gli effetti. No, Sì, allora. ringrazio della fiducia, però No, guarda, allora, come Mauro, la cosa è questa. Noi da medici abbiamo la testa che lavora da medici e quindi siamo portati a fare delle teorie più strambe, no? Chi fa giornalista osservatore esterno probabilmente può cogliere una sfumatura che magari io non, da medico, No, capito? stavo pensando se magari, sentendo i medici di famiglia che dicevano di avere e dicono di avere tuttora, ma in calo, dai 30 ai 40 pazienti a Bergamo e a Brescia con coronavirus, fa pensare che i tamponi siano stati fatti con contagocce sul territorio. E a questo punto ci stiamo ancora portando dietro dei nuovi tamponi, cioè dei tamponi fatti a persone quasi guarite che hanno esito positivo, vengono fatti per la prima volta e vengono intitolati come contagi. La cosa mi stupirebbe poco perché sono stati dichiarati guariti sempre in Lombardia dei pazienti che, questo stando alle indagini del GIMBE di Cartabellotta, che in realtà erano semplicemente dimessi dall'ospedale anche senza tampone, perché erano rimandati a domicilio. Quindi i pazienti che non avevano una diagnosi continuavano ad essere malati. La Lombardia non li ha, chiedo scusa, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, non è esattamente che la Lombardia li ha dichiarati guariti. Li ha dichiarati dimessi, ha consegnato questo dato alla Protezione Civile, sono dei dimessi, la Protezione Civile li ha inseriti tra i guariti. Ora, il problema è che i dimessi non sono i guariti.
Però occhio che queste trasposizioni, cioè i tamponi non sono i contagiati, i dimessi non sono i guariti, però nel passaparola c'è un'identificazione che porta a stravolgere tutto quanto. Tra l'altro ho cercato di contattare l'assessore alla sanità lombardo per dirgli attenzione che questo fatto che i dimessi si identificano con i guariti manda un po' all'aria la politica del lockdown fino almeno al 4 maggio, perché ci consideriamo, visto che produciamo più della metà del dato dei guariti, quasi tutti in regressione, insomma, in via di guarigione, quando tale non è la situazione. Però ancora non ho avuto da lui risposte, quindi occhio che ci sono dei problemi proprio di definizione delle cose e dei tamponi che ancora si stanno facendo per la prima volta con contagocce, 9.000 tamponi al giorno, di cui 6.000 vengono fatti, sono secondi e terzi, e 3.000 sono i reali nuovi tamponi al giorno. Quindi è una situazione che tira fuori un sommerso, dottor Buono. Sì, tira fuori un sommerso, anche perché cioè, l'equazione... Questa diminuzione, no, effettivamente cioè, ha dato uno spunto nuovo. E se il tampone lo faccio, uno che sta male da 15 giorni, quello è positivo, ma poi dopo un po'... Sì, appunto, intanto non siamo in grado di vedere la storia media di supposta infezione. Ma io direi supposta infezione o portatore sano, perché tutti... Come in tutte le affezioni virali, io non posso escludere che ci siano persone che stiano benissimo e che alberghino il virus nel cavo orofaringe. Questo può succedere su tante patologie, non vedo perché sia poco probabile che avvenga in questa. Per cui il fatto proprio di aver reagito con una scarsissima uniformità decisionale e di tempo nell'esecuzione di questi tamponi, che sono stati un po' lasciati alla discrezionalità dei singoli servizi di igiene e profilassi, non consente di poter avere un passo comune per seguire nel tempo l'evoluzione dell'epidemia, perché io non posso mettere sullo stesso piano una persona dimessa dall'ospedale, come diceva Miserendino, dimesso ma non guarito. Poi in un'altra parte d'Italia è dimesso e col primo tampone negativo. Da qualche altra parte dimesso con due tamponi negativi. Da un'altra parte dimesso con un tampone positivo ma che clinicamente sta bene. Questa non è una stratificazione, questo è un... I tedeschi usano un termine, lo usava il mio vecchio professore di anatomia patologica, che si chiama Umbau, cioè il sovvertimento strutturale del tutto, quindi una statistica a questo punto, non voglio dire che sia una statistica di cui non sappiamo che farne, ma una statistica che si presta a una lettura così complicata che rischiamo veramente, se adottiamo certi criteri, di fare un lockdown perpetuo. Ecco, perché infatti, io credo che una persona che alberghi tuttora questo virus e che magari sia un portatore sano, che lo trasmetta un altro e quest'altro sia un portatore sano, poi arriva il giorno in cui gli viene fatto un tampone perché arriva la parola d'ordine in quella regione, qui oggi finalmente ce l'abbiamo e facciamo i tamponi a tutti. E allora la curva fa un'altra volta così, e allora sulla base della curva che si impenna, che facciamo? Nuovi provvedimenti, qui altri provvedimenti, no da un'altra parte, cioè io la vedo veramente mal gestita da questo punto di vista, e siccome non si può tornare indietro, io... Teoricamente propenderei per un lockdown, invece lo so che forse qualcuno mi vede male, ma molto più prolungato, perché rischiamo con un lockdown precoce di fare un mixing e un matching di situazioni diverse in un periodo precoce. E poi, visto che si parla tanto di economia, di fare in modo che ci sia magari verso giugno-luglio una nuova impennata del virus, e a quel punto giochi il periodo d'oro per l'economia del turismo, che sarebbe luglio, agosto e in parte anche settembre. Quindi io farei un lockdown più personalmente più prolungato, e soprattutto mi approfitterei di questo momento per fare dei criteri molto più stringenti e uniformi ovunque per quello che sarà il periodo autunnale, perché io spero di essere cattivo profeta, ma secondo me quello che abbiamo visto finora è uno scherzo se lo andiamo a proiettare da ottobre a dicembre prossimo, quando avremo le sindromi simili influenzali e avremo l'influenza vera e propria. Allora, non so, tesaurizziamo questo tempo per partire bene, perché non la vedo così semplice. Allora, io c'è quella tabella lì piena di numeretti là, no? La mandiamo un attimo.
il rapporto, no, quell'altra, quella un po' più scarna, eccolo qua. Questo è il rapporto tra tamponi fatti, nuovi casi e trend. Ovviamente manca quello del 15 aprile, che poi ve lo leggo, ve lo leggerò. Comunque, in linea di massima, da questo un'analisi si può fare, perché a un certo punto vediamo che a fronte di 99.000 tamponi, noi lì avevamo 3.975 positivi. Scendono i tamponi e più o meno poi sono. Quindi, per quanto possa essere, per carità, c'è un calo, ma sono calati anche i tamponi. In effetti, oggi, se noi guardiamo, noi abbiamo una positività. Ecco qua, i dati ce li ho qua, Ce abbiamo una positività di nuovi, un trend di più 1127 casi, che è l'ultima casella, con nuovi casi 2667, con i tamponi effettuati 43.000. Quindi si risalgono i tamponi e risalgono i casi. Quindi qui, come la metti, probabilmente c'è una. Come la metti, Allora, i dati, il plafond c'è, non credo che ci sia la discesa. io penso che se no facciamo le statistiche come faceva Trilussa, che gli italiani mangiano mediamente un pollo e mezzo a testa l'anno, e invece c'è quello che mangia sei polli e quello che non li ha visti mai per tutta la vita. Le statistiche vanno fatte con grano salis. Allora, o i tamponi li fanno a tutti, troviamo il modo di farli a tutti e quindi cerchiamo di tirare fuori dei dati che abbiano un senso nazionale. Oppure, fatti così, No. onestamente, ognuno se li legge a modo suo. Quindi va benissimo, non va benissimo. Io faccio il caso probabilmente dei guariti, anche veri, ma sono guariti veramente? O come dice Mauro Miserendino, sono stati dimessi dall'ospedale ancora positivi ma non sintomatici. Quindi decidiamo di trovare il modo di far ripartire l'Italia in maniera coerente. Ho sentito dire apriamo i negozi fino a 600 metri quadri, non so io in che modo, dovremo fare sicuramente una sicurezza molto 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 stretta, ma l'economia deve ripartire perché se no altrimenti andiamo a carte 48. Oggi lo spread, per quanto possa aver valore lo spread, che ricordiamo a tutti è la differenza con i bond tedeschi, quindi è tutto relativo, però lo spread che è risalito a 240, la borsa va male, quindi l'Italia in qualche modo deve rimettersi in carreggiata. Dovremo trovare il modo di far ripartire alcune attività delocalizzando le altre, lo abbiamo detto nelle settimane scorse, noi siamo dei semplici medici di medicina generale che diciamo in qualche modo da tanti anni fanno un po' di giornalismo sanitario, per cui siamo dei dilettanti in qualche modo e scusateci se ogni tanto diamo l'idea di non esserlo, però sicuramente dovremmo fare qualcosa ed evitare che questa gente spari i numeri a casaccio. La Protezione Civile spara dei numeri, l'assessore Gallera spara degli altri numeri, o perlomeno li leggono in maniera diversa. Poi arriva quell'altro che spara degli altri numeri ancora, poi il virologo A parla contro il virologo B, il virologo C dice che il virologo A non capisce niente, però poi io mi rendo conto che molta di questa gente non ha mai visto un paziente in vita sua. E In quindi effetti, sicuramente. la real life, cioè il vedere i pazienti, è difficile. Io credo, ma probabilmente sbaglio e correggetemi se dico una inesattezza a vostro parere, il gioco lo si farà a domicilio del paziente, cioè dovremo trovare il modo di fare delle visite domiciliari in tutta sicurezza ed evitare che sta gente giri per ospedali, per È una parola pronto soccorso. perché adesso poi andiamo a vedere come sono la situazione com'è, Dovremmo trovare perché dei sistemi di sicurezza che impediscano il contagio, che dir si voglia, perché non è possibile, siamo ormai a più di un mese di lockdown in Italia, non dovrebbero esserci 570 morti in una giornata, dovrebbero essere morti zero. e poi lo andiamo a vedere. Una cosa è questo, potrebbe essere, vado su da Mitterrandino, la sierologia nel momento che viene accertata la chiave di volta per uscirne, cioè sierologia a tappeto, suddivisione della popolazione e poi messa sotto osservazione quella che non è, perché con i tamponi sai i malati, non li puoi fare a tutti e i tempi sono lunghi. A quel punto la sierologia si fa a tutti quelli che effettivamente hanno gli anticorpi, ci hanno avuto tutto quanto,
e costituiscono. Devono validare un test. Pregio. Quando avranno validato un test, potrebbe essere una questa. Se non c'è questa cosa, secondo me alla fase 2 non si passa. Io avevo intervistato il professor Galli per Dottor News, che mi ha detto se hai anche il miglior test sierologico che ti dà le IgG e le IgM, ti dice se hai la malattia in atto, nel caso riesci ad avere il dato delle IgM, però ti dice se hai avuto il contatto con la malattia. Però quando hai una positivizzazione delle IgG, dice poi devi fare il tampone per vedere se questa positivizzazione non è ancora in atto. E quindi quel tempo che risparmi con l'indagine sierologica, se non hai prima fatto un tampone, lo devi poi come dire, confermare, lo devi poi sprecare per la conferma, perché da lì passano ancora dei giorni. E poi il numero dei giorni che passa è diverso da un'ASL all'altra, come insegna l'esperienza veneta, perché a quanto pare ci sono ULS che ci mettono 2 giorni a dare il referto ed altre che ce ne mettono 7 e per il tampone. A questo punto il problema è che non siamo neanche sicuri che il test sierologico sia il tacabanda per mandare la persona a lavorare in quanto positiva negativizzata. Si ha sempre il dubbio che possa essere positiva a meno che non ci si prendano dei giorni. Questo è il problema di fondo. Dopodiché c'è anche un problema nell'impatto dei positivi, perché se sono quelli che abbiamo definito positivi, cioè alla fine stiamo scoprendo quelli che si recavano in ospedale sintomatici, perché i tamponi venivano fatti a quelli, adesso cominciamo a recuperare un po' di gente sul territorio, allora è una piccolissima minoranza della popolazione italiana. Se, come si dice nelle statistiche, si tratta di un 10% della popolazione lombarda, allora a questo punto effettivamente si potrebbe già cominciare a far lavorare quel 10% in attesa di essere sicuri che un'iperquarantena non possa rendere possibile andare agli altri anche a lavoro, mandare gli altri a lavoro. Allora, anche questa pure, effettivamente, qui andiamo avanti perché essendo una situazione nuova andiamo avanti per attinenza. Mi scrivono: se calano i tamponi, spero fatti a persone sintomatiche e ai loro contatti, e calano i nuovi contagi, vuol dire che probabilmente la cosa sta defervescente. Anche questa potrebbe essere una chiave di lettura, perché se io i tamponi li faccio soltanto ai sintomatici e il numero dei tamponi cala, vuol dire che indirettamente calano i sintomatici, ma e quindi la fase acuta della malattia è probabilmente in defervescenza. Abbiamo parlato all'inizio, abbiamo fatto il tributo doveroso ai medici italiani che purtroppo ci hanno rimesso la vita in questo coronavirus. Vi confesso che per me è una disgrazia se leggere ogni giorno il bollettino, perché ci possono essere persone che conosco, persone che ho sentito, e non è una bella cosa. Ma tutto questo è figlio di qualche cosa, perché effettivamente qualcosa alla base ci sta. L'annosa questione dei dispositivi di protezione individuale. Io adesso, prima di mandare la pubblicità e poi dopo, volevo farvi vedere, se poi la regia me la fa vedere, una fotografia che ritrae una meravigliosa mascherina che è stata fornita alla ASL Roma 6 come dispositivo di protezione individuale. Questo è un tovagliolo, e con questa qui, teoricamente, mettendola nei buchi delle orecchie, uno dovrebbe andare a visitare un paziente COVID-19. Questo vuol dire che tra l'andare a visitare quella persona con questa mascherina e questa collega prendere la rincorsa e buttarsi dal ponte, non della riccia che c'è la cosa, da un ponte o dalla sommità della torre di Pisa, è la stessissima cosa. Quindi alla base di tutto c'è questo. Allora andiamo in break pubblicitario, poi noi abbiamo e vogliamo far vedere anche a Mauro Miserendino, che lui da Milano forse già l'ha visto, perché io voglio affrontare questa cosa qua. Ma siamo certi che pure i bardati, sistemati, controsistemati, non diventiamo noi stessi degli untori?
perché vedremo un filmato di come bisogna fare per vestirsi e svestirsi, e questo filmato non lo dice l'ultimo che passa o il panzerone di turno, lo dice lo Spallanzani. Andiamo in pubblicità e poi vediamoci questo filmato della vestizione e svestizione per i dispositivi di protezione individuale. Durante la crescita dei nostri figli cerchiamo sempre di proteggerli con tanti piccoli gesti. Il vaccino fa parte di questi. Fai la scelta giusta. Sono la dottoressa Benedetta Allegranzi, dirigo il programma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la prevenzione e il controllo delle infezioni. Mi trovo a Roma all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Sono qui oggi per una dimostrazione di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione individuale per le precauzioni da contatto e droplet. Per indossare i dispositivi di protezione individuali previsti per le precauzioni da contatto e droplet è necessario seguire le seguenti fasi. Togliere ogni monile e oggetto personale e indossare la divisa. Eseguire la vestizione in un ambiente idoneo, quale, se presente, l'antistanza o zona filtro della stanza di isolamento. Se possibile, rispettare la sequenza indicata davanti allo specchio o sotto l'osservazione di un secondo operatore addestrato. Controllare l'integrità dei dispositivi di protezione individuale. Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone. Indossare il camice monouso idrorepellente con polsini. Indossare un paio di guanti. Indossare una mascherina chirurgica. Thank you.
indossare gli occhiali di protezione o, se non disponibili, schermo protettivo. In caso di procedure che generano aerosol, indossare il filtrante FFP2 o FFP3 ed effettuare la prova di tenuta. Indossare gli occhiali di protezione o, se non disponibili, schermo protettivo. Al termine delle attività, procedere alla svestizione, cioè alla rimozione dei dispositivi di protezione individuali in una zona dedicata e rispettando le seguenti regole comportamentali e indicazioni. Evitare qualsiasi contatto con i dispositivi di protezione individuale potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute. Decontaminare i dispositivi di protezione individuale riutilizzabili, occhiali di protezione o schermo. Smaltire i dispositivi di protezione individuale monouso nell'apposito contenitore nell'area di svestizione. Se possibile, rispettare la sequenza indicata davanti allo specchio o sotto l'osservazione di un secondo operatore addestrato che si mantiene a distanza di almeno un metro dall'operatore potenzialmente contaminato. Rimuovere il camice unitamente ai guanti e smaltire nel contenitore per i rifiuti a rischio infettivo. Effettuare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone. Rimuovere gli occhiali di protezione o lo schermo e posizionarli nel contenitore ad hoc predisposto per la successiva decontaminazione e riutilizzo. Rimuovere la mascherina chirurgica maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore. Se utilizzato per procedure che generano aerosol, rimuovere il filtrante FFP2 o FFP3 maneggiandolo dalla parte posteriore e smaltirlo nel contenitore. Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone. Allora, questo abbiamo visto che è un'indicazione, perché effettivamente è abbastanza ottimistica la cosa, perché qui vedete che manca ad esempio la copertura in testa che è prevista, mancano i calzari, mancano alcune cose, però questo qui dà un'idea di una copertura standard che fanno, e poi dopo dire quella per il corpo. Allora, diciamo che questo può andar bene in un periodo non di guerra. Sì, di guerra e non di guerra. Allora, perché? Però, il problema, se uno porta con le scarpe in giro tracce di virus, le porta in macchina o in quant'altro, allora
ci vogliono i calzari, ci vuole il doppio paio di guanti, perché l'ultimo paio di guanti, l'ultima parte della vestizione va tolta con l'ultimo paio di guanti, che insomma diciamo che la realtà è un pochino più compressa, e questo ci spiega come mai in talune situazioni ci siano stati dei contagi anche se i medici andavano abbastanza protetti. I capelli di questo operatore sanitario non erano protetti, quindi lui quando tocca con le mani, sì, ho capito, tu ti puoi ridisinfettare le mani, ma i capelli non erano sterili. Quindi se va in giro con tracce di virus nei capelli, non so, sicuramente, vabbè, sicuramente l'idea è buona, però in un momento delicato come questo... Sì, ho capito, però questo qui, allora Massimo, ho capito... Io voglio vedere a casa della gente come però, fai. Ecco, questo qui, il concetto di questo filmato qua è che questa qui è una vestizione standard minimale per quanto riguarda lo Spallanzani. Il COB prevede dei passaggi che sono tre volte tanto, perché ovviamente è altamente aggressivo, e questo qui potrebbe essere una cosa fatta per l'influenza, fatta per materia, che prevede dei passaggi di contaminazione e decontaminazione che sono quasi 25 minuti. Allora, io quello che volevo dire, i medici deceduti sono deceduti perché avevano delle protezioni individuali non consone, e che se non si fanno delle vestizioni e svestizioni giuste, esatte, e i DPI sono inadeguati, il medico contestualmente diventa un untore. Perché io su internet ho visto medici, colleghi, gente che va a visitare a casa queste persone qua con la mascherina, la faccia e la tutina. Ma se la tutina poi non te la levi, che succede? Che passi da una persona infetta a una persona non infetta. E allora ecco lì che il disastro c'è. Ma poi tu la togli, dovrebbe essere messa in un posto dove va decontaminata. E che la lasci nella mondizia? No, anche perché lì, normale, chiaramente, essendo svolto dentro un ospedale, si parla di stanza previsita, di idoneo luogo, di cartone, avete visto? Quello previsto, è per questo che nella regione speciali. Lazio stanno organizzando le USCA, cioè l'intera secondo me deve essere ridotto il meno possibile. L'accesso in casa non consente, ma proprio perché nessuno ha case che siano strutturate con quegli spazi e con quell'organizzazione, deve essere ridotto al minimo. USCA o non USCA, USCAR o non USCAR, non è la norma andare a fare una visita domiciliare al positivo. La norma è monitorizzare con strumenti di cui oggi possiamo disporre il positivo ed eventualmente farlo evacuare verso zone a maggiore densità assistenziale, visto che, tra l'altro, andiamo un attimo a vedere, ma in che cosa consiste una visita? Noi ci aspettiamo forse di andare a visitare una persona e di trovare dei reperti auscultatori polmonari che siano indicativi dello sviluppo di una polmonite interstiziale che poi ci consente di poter attuare un trattamento lì? No. Perché sappiamo che la clinica, cioè l'esame obiettivo, è quasi sempre muto. Noi possiamo vedere la persona grosso modo come sta, possiamo fargli una pulsossimetria, possiamo misurargli la pressione e quindi capire con gli strumenti che abbiamo oggi se è tachicardico, se è bradicardico, se è iperpnoico o ipopnoico, sono tutti segni che andiamo a rilevare, ma questi sono segni, non c'è la necessità di un accesso diretto. Quindi la visita quindi secondo me, ma parlo a titolo personale, aggiunge poco ai fini la visita anni, poco aggiunge, beh, può avere un senso fatta nei grossi cluster. Perché? Perché nei grossi cluster, al di là delle parole che possiamo dire come anche adesso da lontano, nel cluster, per esempio, intanto vedi come è strutturato, vedi le persone, hai ambienti diversi, più grandi, puoi subito renderti conto qui mangiano, qui non mangiano, questa è un'area comune, capire qual è l'area sensibile, quindi fare un'educazione sanitaria più mirata. Il cluster poi è chiuso, quindi magari puoi fare in quell'ambiente una zona dove fai questa vestizione. Non aggiunge niente. Ecco, allora lì c'è la visita in sé per sé, non aggiunge niente nulla alla diagnosi e al trattamento. Mi sembra di dire, alla stessa concetto mio, allora, siccome è complicata vestizione, svestizione, gestione dei DPI, è possibile che sono stati gli stessi medici poi a portare, oltre che Atalanta-Valencia, l'infezione in giro e quindi a creare questa escalation? Beh, purtroppo è possibile. Io purtroppo non ricordo bene i numeri perché sono girandole ogni giorno,
Però in uno di questi conteggi tristissimi che sono stati fatti delle vittime, ricordavo, anche per in famiglia devo un po' tranquillizzare, a volte invece però sono io il primo che dico che questo è un dato allarmante, ricordavo che su 3 decessi, uno era avvenuto in casa di riposo e si saliva, diciamo, ai 4 noni se ci aggiungevamo il sanitario. E cosa significa? Significa che il prezzo più alto è stato pagato dal binomio anziano ospitato in residenza sanitaria, questo per la Lombardia, e sanitario. Significa che l'impatto della letalità sulla popolazione deve essere un po' depurato da questo dato, che dovrebbe rivelare la assoluta o incoscienza dei sanitari, ma non posso dire una cosa del genere, però l'assoluta inadeguatezza dei mezzi di protezione. Perché io su questo ci sto perdendo, cioè ci sto stando un po' di tempo, perché siamo comunque come società abbastanza problematici. Io ho visto in farmacia, per tornare al discorso delle mascherine, non solo che vengono vendute a peso d'oro quelle scandalose cose che non sono né chirurgiche né niente, ma che vengono vendute a 10 euro se si possono rilavare. E soprattutto oggi, andando a cercare mascherine, perché sono stato a casa e non ce le ho, sono andato nella farmacia più vicina e mi hanno presentato la mascherina FFP2. Io ho detto, ma mascherine chirurgiche, perché mi sembra che queste siano mediche. Ma vuole mettere le mascherine FFP2 che ti proteggono? Noi le stiamo dando le mascherine che la proteggono. Come fa a mettere a volere una mascherina che non la protegge come quella chirurgica? Naturalmente costa di più la FFP2. Allora, di fronte a questo c'è un nesso, cioè c'è il fatto che tutto il paese non era sufficientemente organizzato per proteggersi, perché purtroppo, a cominciare da me che facevo le vestizioni e le svestizioni, il doppio guanto, secondo quanto nelle spiegazioni, raccontavamo di un mondo ipotetico, ce lo raccontavamo, e poi al momento in cui è venuto fuori l'epidemia non abbiamo saputo da che parte cominciare e non avevamo neanche il materiale con cui cominciare. Hai visto la mascherina meravigliosa che è stata data alla ASL, insomma, dalla ASL. Quella è una delle tante, perché poi ci stanno alcuni che 250. Mandano, eh? Non 2,50. So quella ASL Roma 2,50 euro, eh? 2,50 quella venduta sfusa, ma sì, quell'affare lì si trova 2,50 euro. Ah, quell'affare si trova 2,50 euro. Sì. E quindi lei non, dottor Vicenio, lei non l'ha trovata queste meraviglie della tecnica? Non ha manco una mascherina, non l'ha trovata, eh? 1,50 euro, ma non l'ha trovato le mascherine, ma in giro senza. Sì. Ho trovato queste mutande lì. Hai trovato le mutande? Vabbè, ma adesso sì. Poi mi lascerà l'indirizzo, la omaggerò io di una. No, perché veramente non si può sentire. Cioè, quella cosa lì, quella cosa veramente sono delle mutande. Vabbè, poi, ma no, vabbè, noi ci ridiamo. Gli mandiamo un FFP3. Attenzione, gli mandiamo un FFP39, una cosa che. Calibro 9. Una calibro 9, non lo so, una mitraglietta di medio calibro. Però no, guardate che io sto sorridendo, perché però è una tragedia, perché la maggior parte dei medici sono medici di famiglia che sono andati a vedere le persone. Sì. Capito? Questa è la cosa, questo è il problema. Non per una questione di categoria, perché il medico nell'ospedale deve essere già tutelato, e diamine santo perché è un estato, ma il medico che va in giro, che lo mandi in giro, è una cosa aberrante, perché poi tra parentesi, scusatemi, ma se io vado con un DPI che non lo smaltisco bene come lì, che mi devo svestire ogni volta, rivestire ogni volta, passo da una casa all'altra, sono io che la passo, c'è poco da fare, sì. Passo e contrappasso, non ci sono altre. Allora, dunque, giustamente, sul messaggio arriva un messaggio che dicono che sono 120 i medici morti, questo l'abbiamo detto. Abbiamo detto sono 121, sì, a dire la verità. 121 purtroppo, noi abbiamo fatto il filmato, però poi dopodiché
mentre facciamo il filmato aumentano, quindi questa è una tragedia. Sono d'accordo, dicono che evviva Miserendino, hanno detto evviva il dottor Miserendino, ha detto che c'ha perfettamente ragione, e questo mi hanno scritto, quindi poi anche per dare conforto magari alle nostre tesi. E un'altra cosa simpatica, e la vediamo in conclusione, è quella della Pasquetta. Allora, noi dobbiamo mettere in conto che la Pasquetta ha generato, nonostante gli appelli che abbiamo fatto, l'ho fatto per radio, per televisione, l'ho scritto, mi sono messo a lanciare grida, hanno fatto dei simpatici pranzi di Pasqua condominiali, tutti dentro lo stesso giardino, tutti dentro la stessa casa, che si sono visti tutti quanti. Qualcuno ha pure fatto il transfugo e ci è andato. Sì. Ecco, alcuni l'hanno beccati con gli elicotteri, altri si sono fatti addirittura sono fatti il pranzo sopra la terrazza condominiale con barbecue. Io ve lo voglio far vedere, è Palermo, non è niente di segreto perché si sono ripresi e l'hanno pure messo su YouTube. Io direi, come mai nessuno è intervenuto? Andiamo a vedere cosa è successo a Palermo il giorno di Pasquetta. Mi dici che sapete pure un barbecchio? Amo quanto mi ami, dillo a tutto il mondo, tutta la vita. Tu quanto mi ami, quando lo ama? Ah, tu hai l'uomo, vieni. Signori, auguro virus, che hanno parlato con il noto. E mano dall'aria, Isa di mano. Oh, pigliate la birra e bevete. Ehi, contro il virus. Questa è la vitamina contro il virus. Contro il virus. Matteo! 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 Uomo boy! Ah, come che hai cominciato? Chiama Matteo! Contro virus! Persona a te! Chi dice? A mio virus mi passa con il noto dopo un anno che cominciò! Sino a quando finisce! Sogno pensionato! Amo la 60 di pensionato mese! Arrosto, mangio, cucino! Mette vietto! Ma chi mi interessa un virus? Ma chi mi interessa? Prima o poi finirà! Allora, al di là del filmato altamente pittoresco, e poi è sul web, io penso che insomma uno sfida il virus così, poi alla fine magari pure lui castiga, attenzione, ma se questa, siccome so che questa cosa è stata piuttosto diffusa, non così smaccata, ma dentro le case, feste di condominio, ci vediamo tutti da me. Cosa possiamo aspettarci fra 10 giorni? Allora, se quelli erano una trentina di persone, ce ne fosse stato solo uno positivo, che a sua volta ne contagia 2, che a sua volta ne contagiano 4, che a sua volta ne contagiano 16, i numeri sono così. Niente, quelli fanno parte di quel 5% di quei 3 milioni di persone che fanno il comodaccio loro. C'è un ingegnere che nella regione Lazio è stato multato in pochi giorni nel giro sul giornale 6 volte per essere stato pizzicato in 6 situazioni irregolari. Questa è la realtà, signori. Che vogliamo fare? Che tristezza, però. Che brutto. Che ci dobbiamo aspettare, dottor Buono? Andiamo in conclusione. Ci dobbiamo aspettare, secondo me, tra 10 giorni c'è il rischio che si riparta alla grande, perché secondo me un ritorno, una fine lockdown intempestiva. Io capisco le ragioni dell'economia, non voglio fare un'ironia sul suo cognome, ma cerchiamo di non fare veramente una vittoria di Pirro nell'uscire
troppo presto da questa situazione, perché rischiamo di averlo con gli interessi tra non molto tempo. Quindi di fronte a filmati di questo genere non parliamo non poi della sicurezza, quello aprire le braccia senza parapetti, senza nulla, così è. Sì, poi la voce mi sembrava non totalmente scevra dall'ingestione recente di un po' di alcol, ecco, quindi beh, ma al di là di quello io ho in mente una cosa, a valore a Mauro su da Milano. E allora il rischio è, non, se quella cosa fosse successa a Bergamo io avrei detto vabbè, ho capito, ma in una regione che sta in fase di contenimento, nel momento che si accendono dei focolai sparpagliati di questo genere, secondo me è la strada buona per far ripartire tutto in maniera, diciamo, incontrollata. Purtroppo è una scena che brutta, è in qualche modo, non dico mitigata, anzi, giustamente come dici, peggiorata dal fatto che Palermo e Cagliari sono, diciamo, leggermente meno colpite delle altre zone in Sicilia, rispettivamente in Sardegna. Ma purtroppo, cioè, quindi è possibile che ci sia una disattenzione fra chi è già disattento di suo a molte cose. Però è anche vero che purtroppo a breve avremo un lockdown, e questi comportamenti, se ripartono esattamente così, già che dovremmo prendere i mezzi pubblici, eccetera, sono un vero rischio e possono essere anche gravosi. Siamo fra l'altro in fase di primavera. La prima cosa che a me viene da toccare quando sono, sono allergico, quindi viene da toccare gli occhi sempre. Quindi attenzione, che ci sono delle situazioni per cui già il più piccolo comportamento crea delle conseguenze, non è neutro ai fini del coronavirus. Immaginiamo gli assembramenti. Cartabellotta di Gimbe diceva è meglio partire a inizio giugno. Secondo me, purtroppo, essendo circondati da popolazioni egoiste, dobbiamo in qualche modo far buon viso a cattiva sorte, però il dono più grosso che ci può lasciare questo virus è la vita, non è il fatturato. È che è vero, e con questa e la chiudiamo così questa puntata, con questa grande verità. Io vi saluto, vi ringrazio di averci seguito. C'è la possibilità di invece prima della sigla di rimandare il filmato, quello, il tributo che abbiamo fatto ai medici, no? ai colleghi che sono, dovrebbe essere, no adesso lo troviamo, mentre sai, è quello con la scritta, dicevi, a fianco a me a sinistra, vedete, ecco, l'abbiamo trovata. Il tributo al medico lo rimandiamo alla fine, perché è giusto così, aprire e chiudere con questo stesso tributo. Perché magari chi non l'ha visto all'inizio adesso lo può vedere anche alla fine, perché è quello che noi, è quello che ci resta, è quello che ci segna, che poi resta nella storia. Lì c'è una frase che dice non si muore, ci si consegna soltanto alla storia per vivere in eterno, perché queste sono cose che noi ci rimangono, ci segnano, e una volta finito tutto noi ci ricorderemo delle giornate passate chiuse in casa, però ci ricorderemo tanto in particolar modo di chi non c'è più. Tu Sabatini? È vero, hai già detto tutto. Io ripeto ormai il mio slogan, resilienti sì, resistenti no. Una buona serata a tutti e alla prossima. Tutto buono? Un ringraziamento anche da parte mia per averci seguito. Teniamo duro, usciremo da tutto quanto questo, torneremo quelli di sempre, più allegri. Ma dobbiamo continuare ad avere giudizio, e ognuno singolarmente, perché delle volte questo giudizio non è così diffuso, l'abbiamo visto poco fa, lo vedremo ancora. Cerchiamo di non prendere questi cattivi esempi, ognuno è responsabile di ciò che fa per se stesso e per gli altri. Buonanotte a tutti. Dottor Serendino, buonanotte, alla settimana prossima allora.
Buonanotte, concordo 100% con le parole del dottor Buono, ma proprio 100%. Non lo so, ma molti in rete hanno detto che concordano pure con quello che ha detto lei, quindi piano piano si sta avvicinando verso la laurea d'onore in medicina, quindi sono tutti medici, quindi meno male, ci si avvicina anche a quello. Nel futuro pensiamo anche a quello. Un saluto a Milano. Ringrazio, saluto a tutti voi. Io volevo concludere dicendo giustamente, il collega mi dice 120, qui sono meno. Mentre facciamo questo filmato ne sono deceduti ancora. Un pensiero, lo ricordiamo, e noi ci vediamo fra 7 giorni con la nostra sanità. C'è un pezzo di cielo e un pezzo di terra che ha i piedi di argilla, come il giorno e la notte si incontrano all'alba, dove si addormentano le scure finzioni della notte, nell'acqua in tempesta, ascoltando il grido del tempo che muore. In quel mare di grano ondeggiano spighe di luce fino al tramonto, e noi medici o angeli, chiamateci come volete, siamo pronti a lanciare una sfida senza tregua, a lottare tenendo un verde stelo tra i denti, nella speranza che la notte sia passata, che il pianto diventi rugiada, che le piaghe risanino, che questa storia abbia uno sbocco a riscaldare chi lontano da noi sente freddo. Ci sono spazi infiniti che scorrono, i binari, le ombre, le finestre che danno sull'anima di chi ha accostato la porta, incontrando la morte, superando la vita, parlando una lingua muta. Le lancette segnano l'ora del coraggio, mentre noi, equilibri sospesi, mani e forza, lievite acqua, creta e scultura, fiamme e calore, siamo chiamati a lottare, a stendere le braccia, ad alzare le mani fino all'alba di un'altra vita da salvare. Noi che facciamo largo nel domani, chiudendo le ultime palpebre al mondo, tra le macerie dell'esistere, no, non è una notte, ma solo una pausa, esploderanno i colori di un abbraccio che si infiamma e sfuma lento nel tempo del ricordo ad ogni infrangersi d'onna, e tornerà ad essere il più dolce dei compagni, il mare, a far nascere l'arcobaleno. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito.
Questo programma